Buongiorno, benvenuti nel mio canale in un nuovo giorno. Allora, oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare il ragù, ve l'ho già fatto vedere altre volte, però l'ho fatto vedere con il bimbi, invece oggi lo faremo in pentola come lo fanno, insomma, tutte le persone che non hanno il bimbi a disposizione. Quindi i nostri ingredienti saranno ovviamente il macinato, io ho qui 1,5 kg di macinato perché devo fare un bel po' di ragù perché mi serve per una preparazione per Pasqua, quindi 1,5 kg di macinato misto. Abbiamo una polpa di pomodoro rustica della Italiano, l'italiamo della linea della Lidl che è molto buona, non è acida, si presta bene a queste preparazioni. Poi ho bisogno di un doppio concentrato di pomodoro della Mutti, un mix di spezie aromatiche per ragù, dove c'è dentro, questo l'avevo preso alla Lidl in una settimana particolare. Questo contiene cipolla bianca, aglio, foglie di sedano, carota, pepe nero, origano, prezzemolo, basilico, timo, scorze d'arancia, alloro, dragoncello, rosmarino, chiodi di garofano. Ovviamente è un mix tutto grattugiato, però mi trovo bene, io lo metto all'interno del ragù. Comunque andrò a mettere un pochino di pepe macinato che ne ho ancora veramente un goccio e poi l'ho finito, della paprika forte dolce, un po' di olio extravergine d'oliva, questo è del Garda. Buonissimo. E scusatemi, vi apro così. E il misto soffritto, questa volta non lo faccio io perché ce l'ho, uso questo, il misto soffritto sempre della Lidl, quindi sedano, carote e cipolla. Ok? Quindi un attimino accendo e vi inquadro la pentola e vi inquadro quello che sto facendo. Quindi andiamo ad accendere il nostro fuoco, la nostra padella che andiamo a scaldare. Io in questo caso alzo un po' di più la fiamma perché la padella sono quelle in pietra e quindi sono un po' più spesse, ci impiegano un attimo di più a scaldarsi. Quindi ne metto un po' di olio perché ovviamente 1,5 kg di macinato non è poco. Dopodiché prendiamo il nostro misto soffritto, penso di doverci mettere tutto, e andiamo a versarlo nella nostra padella. Secondo me ce ne vuole anche un po' di più, quindi ne prendiamo un altro, sempre questo della Lidl. Ce ne aggiungiamo un po' congelato. Quindi prendiamo un bel mestolo di legno, facciamo rosolare ovviamente il nostro misto. Il nostro misto soffritto sta incominciando appunto a soffriggere. E noi cominciamo a incorporare il nostro ragù. Quindi prendiamo il nostro macinato che è qui in parte fresco, sono andata a prenderlo stamattina in macelleria. Lo sfogliamo.
Porca miseria, mi stavo scottando. Mi sono dimenticata che questa è la padella di pietra e non ha il manico di gomma. Giro per bene che così la verdura no, però il misto soffritto è abbastanza, eh. Poi ovviamente io non ho una dose da darvi perché faccio tutto a occhio e quindi non saprei, insomma, quando vedete che ce n'è abbastanza quantità incorporata al ragù, ma va bene. Poi come vi piace, c'è chi piace di meno il misto soffritto, non ama sentire la carota, il sedano, la cipolla, chi invece ecco, preferisce sentirlo un po' di più. Allora, innanzitutto mettiamo il nostro misto per ragù di spezie, lo facciamo scendere, no, non scende molto, no. Girare in altri punti riesco a mamma, vi assicuro che è buonissimo il profumo. Allora, in questa fase dove il ragù, quindi la carne rilascia l'acqua, ok? Qui in questa fase io metto di solito tutte le spezie che dobbiamo mettere nel ragù. Dopodiché prendiamo il nostro concentrato doppio della Mutti, o quello che avete va bene comunque, e cominciamo a metterlo dentro. A me il ragù piace bello rosso, non deve essere un ragù pallido, non mi piace. Andiamo sempre a mescolare il tutto e amalgamiamo bene. Non ne ha persa tanta di acqua questo ragù. Lasciamo un attimo andare così. Allora, solitamente una volta che ha soffritto un po' il ragù, adesso ve lo faccio vedere un attimo, questo è il ragù, andando un attimino, ok, in questa fase noi mettiamo un bicchiere di vino rosso o di vino bianco, quello che preferite. Però io ho provato sia il rosso che il bianco, vengono buonissimi con tutti e due i vini. E oggi non farò questa cosa qui perché comunque la preparazione che io andrò a fare ce la vorrò un po' più leggera perché
nel secondo di Pasqua, che sarà un brasato, ok, al barolo, e già è inserito il vino in abbondanza, quindi io non voglio avere una lasagna troppo pesante. Quindi una volta che si è amalgamato bene le verdure, le nostre spezie, la nostra conserva, lo lascio andare un attimino, dopodiché ci aggiungerò la nostra salsa. Eccoci qua. Allora, il dado. Allora, c'è chi nel ragù mette scusatemi che vi faccio mi inquadro un attimo, tanto il ragù sta comunque soffriggendo. Quindi c'è chi nel ragù mette il sale e chi invece preferisce mettere il dado. Allora io preferisco mettere il dado perché è molto più saporito. Faccio anche il dado con il Bimby, ma in questo caso non ce l'ho fresco da mettere all'interno del ragù, quindi uso quello confezionato, questo della Knorr. Sì, vegetale, quindi andrò a spezzettarlo e poi ci aggiungerò la salsa. Ok? Questo dado lo spacco in quattro pezzi, ovviamente non me ne basta uno perché il ragù è tanto, quindi andrò a metterne un altro e man mano ne ho messi due, vado a girare comunque il nostro ragù. Andrò a metterci, qui, ok, la nostra passata dell'italiano. Ne metto una bottiglia. Allora, fino adesso ho lasciato il ragù a fiamma un po' più alta, mentre adesso vado prima a riempire un po' la bottiglia di acqua, cioè della salsa, così puliamo la bottiglia, versiamo la nostra acqua all'interno del ragù. Giriamo di nuovo il ragù. Solo a questo punto abbassiamo la fiamma. Allora, intanto il nostro ragù si presenta così, quindi vedete che adesso è tutto abbastanza bello liquido. Nostre spezie, c'è tutto, quindi mettiamo un coperchio e lo chiudiamo. In questo caso abbiamo coperto il ragù, adesso così a fiamma bassa andrà per circa 2 ore e mezza, 3. Ogni tanto le diamo la nostra mescolata, dopodiché il ragù è pronto. Cosa andrò a fare poi domani? Siccome che lo devo usare per le lasagne, domani, ma solo domani, quindi stanotte, ovviamente più il ragù, diciamo così, scusatemi, riprendo il discorso, più il ragù
sta fermo, già cotto, quindi più acquisisce sapore e diventa sempre più buono, no? Come le cose che mangiate il giorno dopo sono ancora più buone. E in questo caso, appunto, lo farò andare 2 ore e mezza, 3, dopodiché lo lascerò nella padella. Domani andrò a comporre la mia lasagna, quindi solo domani poi andrò a fare la mia besciamella. Per comodità la farò col bimbi, prima di avere il bimbi la facevo comunque in padella io fresca perché ha tutto un altro sapore, a me piace di più, e andrò poi a fare i miei strati di lasagna. Quindi ho comprato, vi faccio vedere, la lasagna. Questa è una lasagna sfogliafine in questo caso è della Lidl. Mi trovo bene, di cottura mi sembra che abbia 20 minuti, 15 minuti e 180 gradi, quindi è anche molto veloce. In ogni confezione ce ne sono 12 fogli. È buona. Io ho usato sia la lasagna di Giovanni Rana che questa qui della Lidl. Che non so, del Bennett, in base al supermercato dove mi trovo, poi la compro. E vi devo dire che sinceramente, personalmente non ho trovato tutta questa differenza tra questa e quella di Giovanni Rana. Quindi se mi trovo alla Lidl, visto che faccio la spesa alla Lidl, compro quella della Lidl. Se mi trovavo al Bennett, ovviamente, che ha solo prodotti di marca, compravo Giovanni Rana o che ne so, un'altra marca, insomma, quello che trovavo in offerta oppure quello che mi piaceva di più. E niente, quindi adesso facciamo andare il nostro ragù e basta. Spero di avervi fatto vedere in maniera corretta tutti i passaggi che io faccio per fare il ragù. E ovviamente io quando ne faccio così tanto, cosa faccio? Lo vado anche a porzionare, lo porziono nei miei barattoli, lo metto nel freezer, così una volta che voglio fare la pasta con ragù, cioè basta che la mattina me lo scongelo e lo faccio andare in padella proprio con un filo, ma proprio un filo veramente poco d'olio, il ragù si riprende e basta, ci condiamo la nostra pasta, i nostri gnocchi, le nostre crespelle, quello che più ci piace, la nostra polenta, quello che vogliamo, insomma, ecco. E basta. Quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Vi auguro una buona giornata. Mi raccomando, iscrivetevi in tanti perché mi fa piacere e aiutate me a far andare avanti il mio canale. E se avete delle idee da propormi, di ricette, fatelo pure. Avete lo spazio per mandarmi i messaggi. Io se posso e se riesco, ovviamente le faccio volentieri e facendovi vedere, e spero sempre di darvi insomma dei consigli, idee nuove. Ok? Un saluto a tutti quanti, un bacione e buona giornata. Ciao ciao!